Thank you.
passo la parola adesso ad Alberto che vi illustrerà un attimino quelli che sono gli stupendi animali che ha il pugno e vi spiegherà bene quello che è l'arte della falconeria e quello... Vediamo lui cosa vi farà vedere. Buonasera a tutti, io sono Alberto. Thank you.
guarda queste qua, le ballerine. Queste sono le aquile blu? Queste le giocoliere? Guarda, questi che sono vestiti di ferro. Sono quelli che hanno fatto il torneo. I neri crociati. No, no! Crociati. Crociati. Ciao papà. Vedi il simbolo là. Vedi quel simbolo là. Questo non si vede più. Parlava latino. Questi che sono, Faranno sì nella buona riuscita anche di questa giornata. Voi sapete che ci sono le aziende e quando si parla male degli aziendini piove, quando si parla bene viene fuori il sole. Per cui io penso oggi, spero di parlare bene, che riusciamo a portare a termine questa bellissima giornata. Naturalmente vedete poi i popolani e tutti quanti gli artisti, questi sono tutti, tutta gente che adesso fila, che però finora è stata molto per permettergli che tutto quanto funzioni. Poi abbiamo un altro gruppo, un gruppo che rappresenta quelli che sono i soldati imperiali, totalmente imperiali, alle dipendenze di Federico II. Abbiamo i Bellatori. Dopo i Bellatori si invece un altro importante gruppo che rappresenta tanta storia del nostro territorio. Gruppo di Est Medievale. Dalla zona poi del Padovano, la compagnia degli Squarzacoie. Cominciamo a introdurre dei gruppi particolari, i cavalieri di San Giovanni, così cominciamo a introdurre dei cavalieri particolari, dei monaci, guerrieri, e che erano dediti all'assistenza dei pellegrini. Loro nascono come infermieri. Una delle caratteristiche di questi cavalieri di San Giovanni, lo vedete, è quella di avere le armature uguali e le cotte dello stesso colore, proprio per segnalare e per sottolineare l'appartenenza a un ordine in cui ognuno di loro era considerato uguale agli altri. Questi rappresentano un po' l'altra parte, diciamo, del Medioevo italiano, rappresentano un po' quelle che erano le compagnie militari delle città.
vedete che hanno un armamento completamente diverso di quelli che abbiamo visto prima, però al loro comando si è osservato che... qualora la propria città, il proprio paese fosse stato minacciato. E poi un gruppo che rappresenta quelli che sono stati i Cavalieri Templari, attorno ai quali poi si sono create delle leggende incredibili. Loro rappresentano quello che erano realmente. Voi vedete in questa formazione ci sono dei colori diversi. C'è un cavaliere, che è quello vestito di bianco con la croce rossa, tutto il resto sono dei sergenti, cioè non sono ancora cavalieri, ma sono dei combattenti a tutti gli effetti che combattono in maniera diversa, ma sempre nello stesso periodo. Poi Compagnia della Fenice, gli armati, se così si può dire, Luporum Fili. Qui vedete un gruppo di arcieri, una cosa completamente diversa da quello che avete visto prima. Dopo parleremo dei cavalieri, ma insieme con loro ci sono poi anche gli arcieri di Este Medievale, perché Este Medievale, come tanti gruppi, si divide sia in armati che con gli arcieri. Poi, chi ci tratterrà oggi, a cominciare dai nadari giullari, la compagnia del... davanti a Ezzelino e davanti ad Alberico, in segno di sottomissione e in segno di dedizione totale a loro. Il primo simbolo che viene benedetto, perché la cerimonia di investitura prevede anche la benedizione di una serie di oggetti, è la benedizione della veste. La benedizione di quella veste che avveniva con questa formula, poi a seconda dei luoghi e a seconda delle occasioni cambiava, ma fondamentalmente diceva questo: o Dio onnipotente,
tu che domini il cielo e la terra, benedici questa veste e questi colori, affinché colui che la porterà e che la sfoggerà in battaglia sia sempre simbolo di virtù e di forza. E questa è la prima volta che poi il nuovo cavaliere, o colui che sarà cavaliere, indosserà questi colori, e fino a che la sua vita durerà, questi saranno i colori con cui per sempre sarà ricordato e sarà riconosciuto. La casacca. Dopo della veste vi era un altro simbolo che è il cingolo, questa cintura molto semplice che però ha il simbolo del cavaliere nella punta, tante volte in argento, in oro o anche in semplice ferro o bronzo. Attraverso questo cingolo, che è un simbolo di umiltà, è il simbolo affinché il cavaliere si ricordi sempre del laccio e del legame di obbedienza che ha verso il suo signore. Dopo del cingolo, un altro simbolo della cavalleria, gli speroni. Ricordiamo sempre che il cavaliere è quell'uomo d'arme che combatte a cavallo, combatte con la lancia, perché è parte di una classe sociale speciale, è parte di coloro che non devono aver paura, di coloro che hanno in mano la responsabilità e di mantenere l'ordine, ma anche hanno, alcuni faranno dei giuramenti attraverso la cerimonia di investitura, attraverso le preghiere che vengono fatte nella cerimonia, hanno dei giuramenti che saranno quelli di difendere i deboli, soprattutto di obbedienza nei confronti del proprio Signore e di mantenere l'onore verso se stessi. Gli speroni sono quelli che fanno partire il cavallo nel momento della battaglia. Gli speroni, la preghiera dice: o Signore nostro Dio, fa sì che questi speroni siano per lo stesso cavaliere di sprone a non indietreggiare mai nel pericolo. E poi per il nuovo cavaliere veniva forgiata una spada nuova, doveva essere vergine, forgiata nel migliore dei modi. Fin dall'antichità si pensava che nel momento in cui il cavaliere riceveva l'investitura, l'anima del cavaliere entrasse nella spada, che il cavaliere e la spada fossero un tutt'uno, e attraverso il comportamento della spada vi era anche il comportamento stesso del cavaliere. In caso che in battaglia la spada si rompesse, il cavaliere veniva disonorato, perché sicuramente aveva mancato a qualche promessa che aveva fatto. E la cerimonia diceva, la preghiera diceva così: o Signore nostro Dio, o San Michele, capo delle schiere celesti, benedici questa spada affinché nella mano del nuovo cavaliere sia simbolo di forza, di potere e di obbedienza, e attraverso la quale egli compia solo manifestazioni di grosse virtù, e lungi dall'utilizzare la spada per commettere atti di viltà e atti di fellonia. Da questo momento la spada diventava un tutt'uno col cavaliere. E quando parliamo di simbologia, le promesse fatte erano promesse per la vita. Poi faremo che Ezzelino lo investirà cavaliere, e lo faremo in due maniere. L'investitura era una semplice accollata, cioè uno schiaffo sul collo attraverso il quale chi lo nominava cavaliere gli diceva che questo sia l'ultimo affronto al quale tu non devi rispondere. Da questo momento in poi, qualsiasi affronto venga fatta nella tua vita o nella persona che ti rappresenti, il tuo dovere è quello di reagire e di difendere l'onore di chi è stato offeso.
che adesso è Zerino, darà uno schiaffo sul collo al suo nuovo cavaliere. Più avanti invece la cerimonia cambia leggermente, attraverso la stessa spada che poi diventerà quella del cavaliere, la spada veniva messa tre volte. Sulla spalla sinistra si diceva il nome di San Giovanni, sulla spalla destra il nome di San Giovanni e sulla testa il nome di Maria Vergine, madre di nostro Signore Gesù Cristo, io ti nomino cavaliere. Mi veniva riconsegnata la spalla e da questo momento nessun altro avrebbe potuto toccarla. E con questa frase, sorga dunque un nuovo cavaliere, il cavaliere si alza e da questo momento ha cambiato status, è diventato una persona importante. E in occasione delle investiture, io chiamo adesso i cavalieri presenti nel campo a combattere in onore del nuovo cavaliere. E se voi guardate in fondo ci sono dei cavalieri che si stanno preparando e che in onore appunto del nuovo cavaliere faranno dei combattimenti in maniera da far vedere quale sarà la vita da questo momento in più. Il cavaliere, dicevo prima, deve essere abituato a combattere con qualsiasi tipo di arma. Per diventare cavalieri ci volevano anni. Il cavaliere non diventa cavaliere subito, parte da piccolo, va a servizio di un cavaliere, inizia come paggio, quindi impara le buone maniere, impara a servire in casa, viene accudito dalle donne, poi all'età di 7 anni diventa scudiero, quindi viene buttato nelle stalle perché questo veniva fatto, gli veniva insegnata l'educazione, gli veniva insegnato il rispetto e gli veniva insegnato anche a combattere con i bastoni, quindi prima di affrontare il combattimento con le armi si combatteva con i bastoni, che poi diventavano il combattimento con la lancia. Nel mondo antico la lancia e lo scudo era l'arma principale dei combattenti, la spada arriva dopo. E anche nel Medioevo esisteva questa tradizione e un cavaliere doveva per forza essere abituato a combattere anche con questo. Marciano! Coppia di combattenti.
ecco qui signori un altro tipo di combattimento, spada e brocchiere, brocchiere quel piccolo scudo che vedete sul pugno dei combattenti, questo è un combattimento soprattutto serviva in allenamento, vedete che non hanno armature, quindi cominciamo pure il combattimento, vedete che il brocoliere o il brocchiere non viene usato come uno scudo ma viene usato in maniera particolare, serve per difendere, per nascondere la mano di partenza della spada all'avversario e serve anche per bloccare la spada dell'avversario. Vedete, il combattimento è molto in avanti, si combatte comunque sempre sul davanti, non come prima che con le lance si combatteva cercando di colpire tutte le parti del corpo. Questo è un combattimento che sicuramente aiutava ad aumentare la velocità, ad aumentare quella che era la capacità reattiva dei cavalieri. Il fatto di combattere senza armature faceva sì che io tifo per l'uomo. Il combattente avesse la mente concentrata in qualsiasi punto del corpo che poteva essere colpito. Quindi tutte quanta la come si può dire, il senso di controllo e il controllo totale di ogni parte del suo corpo. E anche qui avete visto nel momento in cui uno dei due cavalieri entra nella guardia dell'altro, il combattimento si ferma e gli viene... Aspetta il prossimo quarto d'ora. Concediamo la rivincita. Dunque concediamo la rivincita. Combattimento cortese significa arrivare e il momento in cui si manifesta inferiorità, ammettere la sconfitta e lasciare la vittoria all'avversario. Questo era una delle cose che venivano insegnate ai cavalieri e che faceva parte di quello che era il codice cavalleresco, cioè il rispetto dell'avversario. Quindi la rivincita è stata data e avete visto che chi ha avuto la possibilità della rivincita in questo caso sul pesante, si comincia ad andare su quello che è il cavaliere in battaglia, cavaliere completamente armato, armato di scudo, armato di pentolare, armato di armatura, chi è un giudice? Chi è un giudice che è anche il responsabile del campo, è colui che può fermare il combattimento in qualsiasi momento. Questo è il combattimento di guerra, signori. Quello che succedeva nelle battaglie, dopo che il cavaliere smontava da cavallo o veniva disagionato, si rialzava e combatteva da cavaliere a piedi, utilizzando cosa? La spada, che come dicevamo prima, rappresenta anche l'anima dello stesso cavaliere. Combattere col pentolare, naturalmente, non avendo la circolazione d'aria necessaria, faceva sì che a un certo punto il combattimento diventava un po' più leggero. Immaginate durante un combattimento il sudore, il sangue che copre gli occhi, che annebbia la vista. E da qui cominciamo a ragionare su quello che è un combattimento a spada. E vedete che in guerra poi tutto è permesso, l'importante è riuscire a vincere. Immaginate durante la battaglia, come dicevo prima, l'importanza della veste, l'importanza della cotta d'arme. Vedete che voi non riconoscete in faccia chi sono i cavalieri, però attraverso i colori possono essere riconoscibili tranquillamente. Il giudice ha decretato la fine del duello a V. Ah, grazie, Dario.
farà cagare. Qui si comincia a entrare un tipo di combattimento a punti, ossia non è importante ferire l'avversario, ma è importante portare il colpo in determinate parti del corpo. Avete visto due colpi portati alla testa? In un torneo questi sono due punti a vantaggio. Questo è un punto a svantaggio perché si è stati colpiti. Punto perché è stato colpito alla mano. Punto ancora, colpito alla testa. Questi non vanno tanto bene. Dunque, il combattimento è finito perché sono stati portati a colpo 5 punti e con questa panoramica di combattimento prima che Ah!
Alberto Scomer! Il Liceo! Alberto Scomer!
poi andiamo a fare un che sono gli ultimi, ma non gli ultimi. Perché prima avevano, facevano anche gli altri. I storici adesso si recheranno ai campi e daranno vita a quella che è un po' le loro attività e vi aspettano per quella mezz'ora che manca per andare tranquillamente a mangiare e a bere qualcosa. Io devo ringraziare soprattutto la presidente Antonia dell'Accademia perché mi ha dato la possibilità dopo tanti anni di tornare qui a San Zenone. Io ci tengo perché mia nonna è nata qui proprio sotto il castello degli Ezzelini e dopo tanti anni tornare a gestire una giornata come questa per me è stato emozionante e di questo devo ringraziare l'Accademia Sodalita. Spero che quello che vi abbiamo presentato quest'oggi sia stato di vostro gradimento. Signore e signori, io vi ringrazio, vi lascio liberi per la continuazione della serata. Mancava, mi era successo il dubbio.